Storie e casi che fanno indignare ancora di più quando chi ha davvero bisogno fatica a far valere i propri diritti. Incredibile ma vero a Caserta. Siamo con il signor Lavagna Ciro, affetto da sclerosi laterale amiotrofica. Qual è il problema di suo marito, signora? Il problema di mio marito è che la notte va in apnea e ci serve il ventilatore Queste sono le intorno certificazioni che attestano il bisogno del signor Ciro. Quindi suo marito quindi ha bisogno di questa macchina ai denti. Sì, per respirare durante la notte. sì. E questa macchina non è adatta a lui. No, Quindi gli è stata concessa, ma non è adatta, Renato. Chi ha certificato che questa lo può macchina non è adatta? Fiorentino. Sì. Al Monaldi. Infatti, su questa certificazione noi leggiamo che il signor Lavagna Ciro, affetto da insufficienza ventilatoria secondaria alla sclerosi laterale amiotrofica, ha bisogno di sostituzione del ventilatore volumetrico in uso per scarsa adattabilità ai suoi parametri respiratori. Quindi una struttura specializzata come l'ospedale Monaldi ve l'ha certificato. Sì. Voi avete chiesto la sostituzione. Sì. A quale ufficio di preciso? A riabilitazione, dove si fanno le pratiche e loro trasmettono al provveditorato di E Caserta. che vi ha detto il Il provveditorato? provveditorato ha respinto la domanda e gli ha mandato a fare una visita. E perché ha respinto la È domanda? perché dice che lui lo può utilizzare questo Cioè, ventilatore. secondo gli impiegati del provveditorato, Sì, questo sì, sì. ventilatore si può usare. Noi gli impiegati, i responsabili. Il responsabile del Sì, provveditorato, sì. nonostante c'è una certificazione del Monaldi, azienda ospedaliera specializzata, che dice che Sì. deve essere sostituito, un tale impiegato ha detto che invece no, il ventilatore va bene. E in alternativa vi hanno proposto Di andare a visita al questo. Maddaloni, sì. E dove dovreste praticamente vedere se questo apparecchio può essere adattato, modificato per le esigenze di vostro Sì, marito? E quando la dovete fare questa visita? Perché? mai. È perché ho chiamato e sono bloccati, le prenotazioni sono bloccate, non si sa quando si sbloccano. Quindi praticamente vostro marito, avendo avuto la certificazione da un'azienda specializzata che bisogna sostituirgli il ventilatore, ed era l'8 di novembre, sta visita non la farà né a dicembre né a gennaio. No, no, non si sa quando. E quindi vostro marito senza il ventilatore rischia ogni notte Sì, di andare in apnea. e quindi potrebbe anche rilasciarci la pelle. Sì. Che sto ventilatore, ma loro come lo stanno pagando alla ditta, l'ASL, e non viene utilizzato, perché in giro hanno persone che ne hanno bisogno? L'ASL questo l'ha preso in noleggio, l'ASL sta pagando la Linder. La società di noleggio dell'apparecchio viene pagata dall'azienda sanitaria Sì, inutilmente, per un apparecchio che non può essere usato perché non è adatto al suo marito. Brava, perché non glielo danno un'altra persona che può essere utile? Se non ci stanno i fondi, non ci stanno i soldi, allora è una finta, c'è spreco.